eppur si muove. Il turismo è rientrato, basta andare all'aeroporto di Firenze, c'è un via vai di persone, tante rientrano dalle ferie, ma sono anche tanti turisti europei che vengono a visitare una Firenze unica proprio perché non affollatissima. Qualche problema riguarda tamponi e vaccini. Siete stati in vacanza? Sì, siamo tornati adesso da Fuerteventura. Com'è andata? Tamponi, vaccini, com'è andata? Abbiamo perso l'aereo perché all'andata avevamo fatto il tampone delle 72 ore, ci sapeva il tampone e non ci abbiamo avuto problemi. E al ritorno ci hanno richiesto, nonostante il vaccino, di fare un tampone entro le 48 ore. Noi ce l'avevamo entro le 72, ci è toccato perdere l'aereo, l'avevamo con Iberia. Quindi siamo stati un giorno a Madrid, non preventivato. Siamo di Madrid, Spagna, ci dicono queste due ragazze, a Firenze per qualche giorno di vacanza. Loro non hanno avuto grandi problemi con test o altro e il vaccino ancora non lo hanno fatto. Resteremo 5 giorni a Firenze. Il primo luogo che andremo a visitare è senza dubbio il Duomo. Quali precauzioni ha dovuto prendere per prendere l'aereo? E fare il test di antigeni e nelle 48 ore prima e poi niente, ti chiedono di scaricare un codice QR. Si è vaccinata lei? Sì, ho fatto il primo in Spagna. Okay. Ma questo contava qualcosa? No, no, non te lo richiedevano. Una coppia francese se ne va con visibile disappunto nei confronti della loro compagnia di bandiera, l'Air France e la KLM. Ci hanno rifiutato il volo, raccontano, nonostante avessimo fatto test, vaccino e avessimo il certificato medico. Queste compagnie sono folli, dice la signora, anche se rientriamo nel nostro paese che non è tra i più rischiosi e siamo stati in Italia, anche questo un paese non rischioso, ci toccano giorni di galera a casa al nostro ritorno. A Firenze siamo stati 4 giorni ed è una città magnifica, la gente è veramente gentile, abbiamo potuto visitare molto bene i musei perché c'è ancora poca gente.